centrale a biomasse nel Fucino. Se ne parla dal 2007, ma diventa sempre più concreto. E questa settimana era previsto un tavolo del servizio per la regione, per tutti gli enti interessati, proprio per arrivare a una decisione finale. Un tavolo che viene rimandato al 21 di aprile. Nel frattempo c'erano state le proteste, tante erano state le voci proprio in tema su questo importante argomento. Si parlava del no, anche la regione con un documento esprime il dissenso, ma tutto ancora deve essere deciso. Allora ne parliamo in studio e proviamo a spiegare bene quella che è la problematica, soprattutto i diversi punti di vista, con quattro ospiti, a partire dal sottosegretario alla regione Abruzzo, Mario Mazzocca, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Accanto a lui c'è Giuseppe Di Marco, che è il presidente regionale di Lega Ambiente, benvenuto. Buonasera. L'avvocato Antonello Santilli per il WWF Abruzzo Montano, benvenuto. Buonasera. E poi Walter Delle Coste, che è il presidente del WWF Abruzzo Montano, benvenuto anche a lui. Buonasera. Prima di parlare di quelle che sono state le posizioni, soprattutto il percorso che c'è stato dal 2007 ad oggi, con tutti noi sì che sono stati dichiarati e poi ci sono state delle smentite, cerchiamo di capire quella che è la funzione, soprattutto i pro e i contro di una centrale a biomassa in questa scheda. Una centrale a biomasse è una centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile ricavabile dalle biomasse, estraendola attraverso diverse tecniche. L'energia può essere ottenuta sia per combustione diretta delle biomasse, sia mediante estrazione di gas di sintesi tramite gassificazione. Il termine biomassa definisce qualsiasi materia organica con esclusione dei combustibili fossili e delle plastiche di origine petrolchimica. Questa definizione raggruppa una varietà estremamente eterogenea di materiali, può trattare ad esempio di cascami dell'industria, di residui di lavorazioni agricole e forestali, di legname da ardere, di scarti dell'industria agroalimentare, sterco o reflui degli allevamenti, oli vegetali e rifiuti urbani, ma anche specie vegetali coltivate allo scopo, come il pioppo, il miscanto, altre essenze e specie a crescita rapida e di facile coltivazione adatte allo scopo. L'interesse per l'energia da biomassa è stato risvegliato dai problemi di sostenibilità ambientale ed economica legati alla quantità di giacimenti di combustibili fossili disponibili. L'utilizzo delle centrali comporta diversi vantaggi, sia rispetto alle fonti fossili, sia rispetto all'uso di sorgenti rinnovabili di altro tipo. Uno dei vantaggi di questa modalità di produzione dell'energia è che essa si basa sull'utilizzo di scarti agricoli, industriali e urbani, anziché dell'uso di derivati del petrolio. Ha un effetto positivo sull'ambiente, poiché il carbonio contenuto nella biomassa fa parte del ciclo naturale del carbonio e non incrementa a lungo termine la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, a differenza del consumo di combustibili fossili e derivati come olio. Al pari di ogni processo di combustione, quello che avviene nelle centrali a biomassa introduce fattori di inquinamento nell'aria: monossido di carbonio, NOx, composti organici volatili, particolati e altri inquinanti. Tali effetti sono tuttavia fortemente ridimensionati, tra l'85 e il 90%, dalle tecnologie ad alta efficienza utilizzate nella combustione, idonee a prevenire e a ridurre sostanzialmente le emissioni. Inoltre, dalle emissioni derivanti dalla combustione del legno e degli scarti legnosi sono praticamente assenti due importanti inquinanti atmosferici, lo zolfo e gli idrocarburi policiclici aromatici. Uno dei pregi delle centrali da biomassa è costituito dalla possibilità di rivolgersi a materie prime e a risorse di scarto comunemente disponibili in ogni territorio a livello globale, senza dover fare affidamento su coltivazioni specializzate e senza sottrarre quindi estensioni utili all'agricoltura di base. Ora si parla degli svantaggi. Rispetto a quelle fossili, i combustibili da biomassa hanno un basso potere calorifico specifico, bassa densità energetica. Ad esempio, con riferimento alla sostanza secca, il potere calorifico specifico si aggira intorno a 4200 kcal per chilo per il pioppo e il salice, a circa 4100 per la paglia e gli scarti del legno e solo 2500 per i rifiuti solidi urbani. Questi dati vanno confrontati con il potere calorifico più che doppio
raddoppio, che sono in grado di esprimere le fonti fossili, ben 10.000 kcal per il chilo per il petrolio e 12.000 per il gas naturale. Inoltre le biomasse si segnalano per un alto tasso di umidità residua dal 30 al 50% in peso, che comporta la necessità di trattamenti preliminari di essiccazione e densificazione prima dell'avvio a processi di combustione. Questo forte divario sulla quantità di calorie generabili per unità di peso rispetto ai tradizionali combustibili fossili si riflette in modo negativo se si operano confronti a parità di calorie prodotte per l'utilizzo finale. Occupazione di spazio per lo stoccaggio in tutte le fasi, lo spazio necessario a stoccare il combustibile a biomassa è molto superiore a quello necessario per i combustibili tradizionali, i costi di trasporto sono decisamente superiori a causa del maggior volume necessario ai mezzi di trasporto autoveicoli industriali. L'inquinamento prodotto dalla combustione di gasolio e da autotrazione è molto superiore per il trasporto di biomasse che per quello dei combustibili fossili. La raccolta del combustibile comporta una serie di fasi che richiedono dispendio di energia irrecuperabile, in particolare per la produzione di cippato dai boschi, taglio della pianta, trasporto degli sfalci, trasformazione degli sfalci o comunque dei sottoprodotti in legno in pezzature e dimensioni idonee alla combustione. Sono inoltre da tenere presenti gli aspetti dell'inquinamento dovuti ai trasporti delle parti nelle varie fasi intermedie del ciclo pianta pezzature combustibili, prima del trasporto finale alla centrale termica di utilizzo finale. Tale svantaggio per i paesi privi o quasi di risorse fossili riguarda naturalmente il confronto rispetto ai combustibili fossili, così come essi arrivano ai punti di raccolto. Su larga scala, l'uso di terreni agricoli per estese coltivazioni dedicate alle produzioni di biomassa può sortire l'effetto di sottrarre terreno all'agricoltura e quindi alle produzioni di valore alimentare. Al contempo, l'eventuale uso massiccio di biomasse ridurrebbe la capacità delle foreste di catturare e sequestrare la CO2. Quest'ultimo problema, peraltro, può essere risolto con opportune politiche forestali e silvicolturali, attingendo da piantagioni di alberi a crescita rapida, come il pioppo, gestite mediante lo short rotation forestry o mediante accorte politiche sostenibili di gestione delle foreste. Ci sono tanti pro e contro, perché da un lato l'aspetto è quello dell'inquinamento per produrlo, quindi non proprio la produzione in sé per sé, dall'altro è il potere di sviluppare calore, dall'altro c'è anche il fatto che per l'Abruzzo, in particolare per Avezzano, si partiva con un progetto iniziale che aveva anche una parte che era indirizzata alla coltivazione, quindi non era soltanto sottrarre terreno, e poi negli anni, si ricorda insomma dal 2007 a oggi, cambia questo progetto e da lì si iniziano a muovere tutti gli ambientalisti. Allora, io inizierei con l'avvocato Santilli, perché ha seguito un po' tutta quello che è stato l'iter con i vari passaggi. Com'era il progetto iniziale? Sì. Allora, si parte, la storia inizia con la dismissione degli zuccherifici, dello zuccherificio di Celano, vicino a Avezzano. Chiaramente una volta che chiude lo zuccherificio, tutti i terreni che erano coltivati con le barbabietole da zucchero, c'era la necessità di ricollocarle e di riconvertirli in altre colture. Nasce a questo punto il progetto che vede inizialmente d'accordo praticamente quasi tutte le parti in causa, perché vede d'accordo la regione che firma l'accordo di programma, vede d'accordo la provincia, le associazioni degli agricoltori. Il progetto andava su due binari, la creazione di una società che doveva riavvalorare la produzione agricola del Fucino con nuove colture, con la previsione anche di colture in serra, e poi accanto un'altra via che portava all'approvvigionamento energetico, quindi alla creazione di una centrale che dovesse servire anche sia per produrre energia elettrica, ma anche per dare quella potenza termica anche alle serre che erano state previste. Qui voglio dire che un gruppo di ambientalisti ad Avezzano è stato da subito contrario, forse anche vedendo tra le righe del progetto alcuni aspetti di particolare pericolo. E voglio ricordare in questa sede forse il primo
che purtroppo è una persona che è scomparsa da qualche tempo, il signor Gigi Presutti, che fu il primo ad opporsi e che purtroppo non ha visto la fine di questa battaglia. Speriamo che gliela potremo dedicare una volta che sarà tutto concluso positivamente. Però invece tutti gli altri soggetti si erano, ecco, come ho detto prima, si erano dimostrati favorevoli. Pian piano però il progetto agricolo dell'agricoltura è stato inspiegabilmente anche messo da parte, tant'è che adesso, ad oggi, non se ne vede traccia di questo progetto. È rimasto solo il progetto della centrale a biomasse, una centrale a biomasse che non è più quella inizialmente prevista, ma che verrà, secondo il progetto della PowerCorp, verrà costruita con una tecnica molto più semplice, che prevede di bruciare all'anno ben 275.000 tonnellate di massa legnosa, di prodotti legnosi. Adesso, chiaramente su alcuni aspetti tecnici io non sono neanche in grado di criticarli, e li abbiamo criticati con le osservazioni che abbiamo presentato nella conferenza stampa di martedì, però una cosa la posso dire. In questo momento, dopo che il progetto allo stato degli atti è stato anche un po' ripudiato dalla regione, che in molte pronunce si è dichiarata sfavorevole, è stato ripudiato dall'associazione degli agricoltori, che hanno tolto la firma anche all'accordo di programma, dopo che tutti i comuni della Marsica, con a capo il comune di Avezzano, si sono dimostrati contrari, hanno fatto anche un documento nell'adunanza plenaria dei comuni marsicani, dopo che, ecco, che i cittadini, che le associazioni si sono dimostrate contrarie, non si capisce come si possa ancora andare avanti con un progetto che proprio la società marsicana non vuole. E allora parliamone anche con il sottosegretario alla Regione Abruzzo, perché noi ricordiamo, insomma, che nell'ambito dell'ambiente è proprio sua la delega e questa ha sempre curato. Allora arriviamo al fatto che proprio ieri ci sarebbe dovuto essere una conferenza dei servizi con tutte le parti, quindi la ditta costruttrice, tutti gli ambientalisti, Regione Abruzzo, per arrivare a una conclusione. Come detto, c'è questo iter in cui attraverso gli anni la Regione, da favorevole che era, diventa contraria, e questo lo esprime anche con un documento che è stato pubblicato pochi giorni fa proprio da Mario Mazzocca e dalla Regione Abruzzo. Cambiano quelle che sono ovviamente le concezioni della centrale a biomasse, cambia anche quella che è la realizzazione, quindi si tolgono alcune parti del progetto. Si arriva a un tavolo che ci sarà il 21 aprile. Per quale ragione, se ambientalisti sono contrari, territorio è contrario, Regione Abruzzo è contrario? Sì, sono due aspetti diversi di una stessa vicenda, su cui abbiamo manifestato il nostro parere dal punto di vista politico ormai da oltre un anno. La conferenza dei servizi si svolge tecnicamente, quindi fra funzionari, su un procedimento avviato da tempo, su un tipo di progetto, che è quello a cui faceva riferimento poco fa l'avvocato del WWF. Altro è il famoso accordo, famigerato accordo di programma del 2007, che poi è seguito con atti un po' più importanti, come la dichiarazione di pubblico interesse da parte del comitato interministeriale del settembre del 2009, poi lo andiamo un attimo a vedere, ma ci arriviamo per tempo. E comunque sostanzialmente la partecipazione della Regione Abruzzo quale soggetto coattuatore dell'intervento, quale addirittura promotore dell'intervento, almeno nell'accordo risulta essere in questa veste. Sono due aspetti diversi, ripeto, della stessa vicenda, che attengono due sfere di competenze diverse. La conferenza dei servizi è stata differita al 21, quindi per motivi esclusivamente tecnici. Ci sono dei pronunciamenti che alcuni enti cointeressati non sono riusciti a esprimere in tempo debito, ci hanno chiesto quindi il differimento,
C'è stata la delibazione anche della giunta regionale che ha detto alcune cose il 22 marzo scorso, che non è un parere politico, ma è qualcosa di più, ma adesso lo vedremo. Ci sono degli approfondimenti che quindi vanno necessariamente fatti. Sul piano politico, dicevo, c'è stato questo pronunciamento della giunta regionale. In realtà noi avevamo, io avevo avanzato una proposta di deliberazione di giunta regionale in cui si veniva a dichiarare la non più sussistenza dell'interesse pubblico da parte della Regione Abruzzo, perché tutto è generato da questo aspetto. Il decreto governativo che poi ha sostanzialmente di fatto avviato tutta la procedura si genera da un verbale di una riunione del Comitato del 9 settembre del 2009. Per la Regione Abruzzo era presente l'allora assessore all'agricoltura Mauro Febbo. Noi abbiamo anche questo documento, lo mettiamo adesso in sovraimpressione, sì. Lo facciamo vedere, eccolo qua. Ovviamente si parla della giunta Chiodi, quindi Mauro Febbo aveva il ruolo di assessore a quella che era l'agricoltura e anche all'economia, insomma, ambientale. Leggo testualmente per la pagina 2 l'intervento. La Regione Abruzzo sottolinea, il dottor Febbo, per l'impianto da riconvertire localizzato nel territorio regionale, che taluni componenti agricole che avevano sottoscritto gli accordi di filiera oggi si schierano per il no. La Regione sta cercando, soprattutto con le organizzazioni professionali agricole, che oggi disconoscono la firma perché pensavano si trattasse solo di una forma di sperimentazione, e con la proprietà, di ridefinire il progetto di riconversione anche alla luce della posizione negativa espressa dal Comune di Avezzano. La Regione nomina ritiene che la nomina di un commissario ad acta possa solo accentuare lo scontro. Quindi non si dava un parere negativo, ma si lanciava un allarme e dice: stiamo cercando di fare, questo è il 2009, quando siamo arrivati noi, quando sono arrivato io alla titolarità dell'ambiente della Regione Abruzzo, nulla era stato fatto. L'esito però di questo verbale in sede di comitato interministeriale è che il comitato al punto 1 dichiara i progetti di riconversione di tutta la nazione approvati dal comitato di interesse nazionale. Ora, questa dichiarazione, che poi è stata trasposta pedissequamente in tutto ciò che è seguito a livello di atti amministrativi, pesa come un macigno, perché l'interesse nazionale è un interesse pubblico ovviamente, ma la dichiarazione da parte di un comitato interministeriale è qualcosa di più, ad esempio, della dichiarazione di pubblico interesse che il MISE ha fatto per Umbria Mare, per capirci. Quindi nella proposta di deliberazione che noi abbiamo esaminato in giunta, dopo un approfondimento che è durato qualche tempo, insomma oltre un anno, io qui ho un documento che avevo inviato all'attenzione della Presidenza, datato 2 aprile 2015, ce l'ho qui, è anche abbastanza corposo, quindi questo lo dico anche a beneficio di qualcuno che dice che magari non si stava facendo nulla a tal riguardo. Certo è che recedere o dichiarare decaduto un accordo siffatto ha delle conseguenze non solo legali ma amministrative che possano avere, a seconda di come un soggetto preposto a decidere le interpreta e le declina, delle conseguenze ipoteticamente perniciose per le casse, ovvero quindi per l'erario abruzzese. E quindi noi dobbiamo essere attenti nella consapevolezza che siamo per la dichiarazione della insussistenza ad oggi dell'interesse pubblico. Ne abbiamo dimostrato attraverso un documento la realtà di questa nostra posizione concreta sulla scorta di ciò che sono non solo gli atti a disposizione ma quelle che sono state le attuazioni successive.
Abbiamo dunque, a seguito della delibazione, demandato alla costituzione di una task force interna alla Regione Abruzzo di verificare tutti questi aspetti e validarli affinché prima del 21 si possa tornare in giunta regionale e decidere con pienissima cognizione di causa e optare per il recesso o per l'invocazione della decadenza. I due aspetti sono, dal punto di vista legale, sicuramente me lo insegnerà l'avvocato, di diversa conseguenzialità e sicuramente anche di diverso impatto per quanto riguarda la Regione Abruzzo. Personalmente ritengo che la Regione Abruzzo sia il territorio abruzzese, la comunità marsicana in questa vicenda la vera parte lesa. Allora adesso noi abbiamo fatto vedere un documento del 2009, ma visto e considerato che abbiamo anche quelli che sono stati gli attori che negli anni hanno seguito la questione, andiamo nel 2011, quando ancora c'era il sì della Regione, per vedere cosa succede e soprattutto farci spiegare questo atto che tipo di valore ha, perché se oggi il sottosegretario dice che purtroppo ha sottoscritto un documento che parla di interesse nazionale, è difficile rescinderlo, e quindi ecco perché ci sono tutti questi tavoli, tutte queste accortezze da tenere. Noi vediamo tappa per tappa quello che era successo in Abruzzo, vediamo. È netto il no alla centrale a biomasse Power Corp di Avezzano, di WWF Fare Verde, Lega Ambiente, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Comitato Civico. Una mega centrale da 32 megawatt che dovrebbe bruciare 270.000 tonnellate all'anno di biomassa, tra l'altro non producibile nella conca del Fucino, con implicazioni fortissime anche a livello ambientale. Per questo, con l'ausilio dell'avvocato Herbert Simone, le associazioni di cittadini hanno presentato ricorso al TAR dell'Aquila contro l'ok della Regione alla valutazione di impatto ambientale. Nel frattempo la Regione Abruzzo aveva già autorizzato per lo stesso bacino, ovviamente stiamo parlando della centrale di Bazzano, quindi un'altra centrale da 5 megawatt che andava a interessare lo stesso bacino di approvvigionamento, e quindi con questa operazione noi riteniamo che lo stesso territorio, lo stesso bacino non può sopportare due tipi di centrali. La centrale dovrebbe sorgere al posto dello zuccherificio di Celano, sito industriale smantellato a seguito di una direttiva europea del 2005. Un progetto che doveva vedere una riconversione molto diversa da quella che invece si sta prospettando, che non risolve la grave situazione occupazionale creatasi dopo la chiusura della Sadam e nemmeno i problemi della riconversione agricola dei terreni coltivati a barbabietola da zucchero. Il WWF pensa invece a soluzioni diverse e meno impattanti. Le centrali a biomassa dovrebbero essere molto piccole, connesse a piccole filiere, per esempio quella del legno, dove gli scarti delle segherie possono andare a essere utilizzati in queste centrali a biomassa. Quindi stiamo parlando dell'ordine di un megawatt al massimo. Quindi noi riteniamo che sia un progetto inaccettabile. Ci sorprende che il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione abbia approvato questo progetto senza tener conto delle gravissime conseguenze sull'ambiente e anche sulla qualità della vita dei cittadini. Basti pensare che ci sono dei dati veramente anche esilaranti, perché il Comitato VIA ha accettato i dati di qualità dell'aria non della localizzazione della centrale, cioè ad Avezzano, ma ha preso i dati di Ovindoli a 1400 metri di quota. Questo era un servizio del TG6 del novembre 2011, ricorso al TAR, quindi si muovono le associazioni ambientaliste, la Regione era ancora favorevole al progetto, la giustificazione qual era in quel momento? Perché c'era il sì? Se gli ambientalisti sottolineavano i rischi per l'ambiente e soprattutto poi, come avevamo visto anche nella scheda, la produzione di un quantitativo che in realtà poi non avrebbe cambiato le cose. Chi vuole? Rispondo io. Le motivazioni, le associazioni ambientaliste hanno subito dichiarato la loro contrarietà a questa centrale, proprio per la sua potenza, parliamo di 85 megawatt termici, parliamo per la quantità di combustibile legnoso che occorre, perché non è, sono cippato, pioppo e deforestazione, perché non c'è rispetto della filiera corta, vale a dire l'approvvigionamento doveva essere circoscritto in un'area delimitata.
purtroppo non ci sono boschi attualmente nella Marsica o nell'Abruzzo che possa soddisfare una quantità tale di diciamo del legname. Quindi bisognerebbe andarla a comprare fuori per farla funzionare. Sì, infatti successivamente è intervenuta una norma che allargava la filiera da 30 km a 70 km, per cui si potrebbe pensare che si possa arrivare il legname dal porto di Ortona. Stiamo grosso modo, e in considerazione della deforestazione che avviene adesso nei paesi indonesiani per la fabbricazione dell'olio di palma, potrebbe anche essere quello il tipo di legname. Però ritorniamo al discorso della centrale. Qui c'è un utilizzo di 1 milione di metri cubi d'acqua in un territorio dove l'acqua è essenziale per l'agricoltura fucense, dove ci sono prodotti di qualità che vengono coltivati, la carota, patate, radicchio, IGP, che con l'emissione in atmosfera sia del vapore acido, e parliamo su 1 milione di metri cubi, 580.000 metri cubi di vapore acido ricadranno sui terreni del fucino, quindi acidificando, determinando un problema ai prodotti agricoli che saranno invendibili a livello dei mercati nazionali e internazionali. Che voleva dire l'avvocato? Sì, io volevo aggiungere una cosa, ecco, sulla commissione. Prima hai fatto la domanda sul perché la commissione VIA. Quella ricordo che la commissione VIA era presieduta dal dottor Antonio Sorgi. Noi l'abbiamo impugnata quella valutazione, perché quella valutazione c'erano note contrarie anche per esempio della Guardia Forestale, c'erano note contrarie nostre degli ambientalisti, c'era il problema che le rilevazioni sull'aria venivano prese ad ovindoli. Il problema dell'aria è un problema serio, perché la nostra è una conca. Allora, chi viene nella Marsica e la guarda dall'alto si rende conto che quasi c'è un tetto, una cappa di umidità. D'inverno chi non è abituato sente subito anche per esempio la puzza dei comignoli, cioè lì rimane tutto, sale su e riscendo. Dove poter... È quello. Fermo restando che in Abruzzo, secondo me, per condizioni microclimatiche e geomorfologiche, non è regione, non è territorio che si presti a impianti di cogenerazione, non questi impianti, questi maxi impianti a biomassa, ma di semplice cogenerazione. In realtà anche il power crop lo chiamano così. Scusa l'interruzione, perché... È stata molto utile. Però se posso, noi già sopportiamo nella Marsica tante industrie, e le sopportiamo anche perché sono anche un po' il tessuto economico, quindi è chiaro che poi nella società bisogna anche avere un contemperamento tra le esigenze ambientaliste e le esigenze dell'economia. Quindi adesso ad andare a aggiungere un altro mostro che avrebbe degli effetti sulla salute, il territorio marsicano... Tra poco parliamo delle conseguenze, perché come diceva Walter Delle Coste, la scorsa settimana c'è stata una conferenza proprio per spiegare quelle che sono tutte le conseguenze sul territorio per quanto riguarda anche da un lato l'aspetto agroalimentare, l'aspetto economico, perché ovviamente, come spiegato, ci sono delle conseguenze che ricadono sul terreno, sul territorio, sulle persone e anche soprattutto sull'economia. Tra poco torniamo. Abbiamo detto, c'è un elenco di conseguenze sull'ambiente, sul territorio, sulle persone, soprattutto anche sull'aspetto economico di Avezzano per la realizzazione di questo impianto a biomasse. Questa settimana il WWF e Legambiente, in una conferenza congiunta, ribadiscono il giorno prima di quello che doveva essere poi, qualche giorno prima di questa conferenza dei servizi, annunciando anche un presidio sotto al Palazzo della Regione per monitorare la situazione in attesa di una firma che decretasse il no alla realizzazione di questa centrale a biomasse. E allora c'è stato quello che è un decalogo delle conseguenze del perché gli ambientalisti da così tanti anni, ben 9, si sono schierati contro, e oggi c'è anche la Regione. Vediamo. La partita contro la realizzazione della tanto temuta centrale a biomasse di Avezzano arriva ad un epilogo. Il prossimo 31 marzo si deciderà definitivamente per il sì o il no nel corso della conferenza dei servizi davanti alla Regione Abruzzo, i rappresentanti istituzionali dell'area interessata e la ditta realizzatrice.
Tante erano state le manifestazioni di dissenso da parte di cittadini e associazioni ambientaliste che in più di un'occasione avevano elencato tutti i rischi per il territorio e l'economia dell'area in questione. Le preoccupazioni ambientali per una centrale che non ha rispetto dell'ambiente fucense, dell'agricoltura e anche quindi dell'economia della zona del Fucino e dell'intero Abruzzo. Impossibilità di reperimento della biomassa legnosa, elevatissimi consumi di acqua incompatibili con le necessità di approvvigionamento del Fucino, smaltimento delle acque industriali, impatto sull'habitat naturale, inquinamento atmosferico e danni all'economia e nello specifico per il comparto agroalimentare. La ditta non ha ancora chiarito dove prenderà le 275.000 tonnellate di legno che brucerà in questo camino. Siamo contrari perché utilizzerà 1 milione di metri cubi di acqua che saranno tolti al consumo umano ed agricolo. Nell'attesa della decisione del 31 si prepara un nuovo presidio di manifestanti proprio sotto al Palazzo della Regione che fino ad oggi, insieme alle istituzioni coinvolte, si è sempre professata contraria alla sua realizzazione, ma la preoccupazione degli ambientalisti resta sempre alta. Una riconversione che è stata spacciata quindi come un progetto all'avanguardia a livello ambientale e che invece da subito ha perso i pezzi fondamentali, ossia soprattutto la ricostruzione di una filiera agroenergetica che avrebbe dovuto prevedere un impianto di cogenerazione di calore, dove il calore fosse riutilizzato per alimentare le serre che dessero quindi una nuova spinta all'agricoltura del territorio e che si è persa da subito invece con la concezione di una semplice centrale elettrica che avrà solo delle ricadute negative, non solo quindi sulla qualità dell'aria, dell'acqua, ma anche proprio sulla stessa attività agricola. A Giuseppe Di Marco, che è il presidente regionale di Lega Ambiente, chiediamo, alla luce di quelle che sono state le dichiarazioni del sottosegretario Mazzocco, ovvero siamo contrari come regione, esattamente come gli ambientalisti, ci sono ovviamente delle formalità legali da rispettare, perché la regione anni fa aveva dato il suo ok, quindi a questo punto bisogna cercare di bloccare quella che è la realizzazione del progetto con soprattutto la trasparenza ma anche la correttezza per non incorrere poi in penali di vario genere. Rimane alta la preoccupazione degli ambientalisti, cioè la regione ha dichiarato esattamente che c'è l'incompatibilità per un territorio, non c'è la necessità, la produzione di energia non risolve nessun tipo di richiesta. Da questo momento in poi, fino al 21, cos'è che vi preoccupa? Chi soprattutto vi preoccupa? Da questo punto di vista possiamo dire che sono più di una le partite aperte. Innanzitutto c'è ancora pendente il ricorso al TAR che anche noi abbiamo sottoscritto come associazione fra le prime proponenti e che si dovrebbe appunto meglio definire sul ricorso a quel parere favorevole che la Regione diede. E non, diciamo, in una realtà, come si diceva prima, dove erano evidenti le criticità, perché ribadiamolo, noi non stiamo aggredendo il concetto della biomassa come risorsa sostenibile, noi stiamo aggredendo una struttura che non ha nulla a che vedere con la realtà dimensionale di quel territorio e che seppure all'inizio poteva vantare qualche elemento di positività, come era inteso nello sviluppo della filiera agroenergetica, orticola e lo stesso concetto della cogenerazione che permetteva di sopperire al mero recupero del solo 25% di produzione, quindi vuol dire che noi trasferiamo materia legnosa per essere distrutta al 75%, quindi è illogico anche da un punto di vista di sostenibilità economica. Nonostante diciamo, queste criticità ci siamo trovati troppe volte di fronte a delle difficoltà che lo stesso Comitato Via ha avuto nel mettere freno a realtà che esercita una pressione di non poco conto. Basta vedere quello che sta accadendo nelle ultime ore dal punto di vista delle fossili, a che cosa ha portato la dimissione di un ministro delle attività produttive conseguenziale a realtà di pressione di questo tipo, ci fanno capire che dietro determinate strutture ci stanno altri ragionamenti. Certo è che la preoccupazione è alta perché comunque c'è questo ricorso e il TAR non ancora si pronuncia, anche questo può avere un valore al fine diciamo di quelle che saranno le azioni conseguenziali, ma ci aspettiamo che comunque la Regione tenga fede a questa presa di posizione contraria, perché stiamo parlando di una struttura che non ha nulla a che vedere con il territorio in questione, che riporta addirittura la discussione su una tecnologia
di vecchio stampo, perché è stata cambiata nel corso, diciamo, della sua impostazione originaria, ed è paradossale di quanto sia difficile parlare di fonti rinnovabili in modo serio e di una filiera agroalimentare seria all'interno del contesto energetico non solo regionale ma nazionale. E dicevo, il paradosso sta proprio nel fatto che 3 giorni fa il nostro Presidente del Consiglio si è recato in Nevada per inaugurare un impianto ibrido di geotermia sviluppato tra l'altro con tecnologia Made in Italy. E in Italia di fatti siamo allo stallo totale da 3 anni, e questo incide anche nella discussione delle piccole realtà territoriali, perché il caso Power Crop, al pari di altre realtà, testimoniano una impossibilità di gestire alcune vertenze territoriali perché manca anche una linea strategica nazionale. Troppo spesso col discorso della riconversione del territorio, nel mettere avanti i posti di lavoro, si fa l'errore di precludere il vero sviluppo che viene soprattutto dalle fonti rinnovabili ben gestite, soprattutto per quanto riguarda le biomasse, da un concetto di corretta filiera, quindi impianti di piccola taglia, 1 megawatt, filiera di 70 km e via dicendo, che possono potenzialmente far schizzare quel lavoro pulito che può essere anche un'opportunità di riconversione non solo su chi sta sul territorio, quindi dei padri, ma anche delle nuove generazioni. Mario Mazzocca, chiedo una cosa: quando si dà un ok per la realizzazione di un impianto come questo, calcolando poi le caratteristiche sia dell'impianto a biomassa in genere per funzionare che quelle del fucino, è possibile che non avessero tenuto in considerazione che non c'era abbastanza legname per farlo funzionare, che avrebbero inquinato di più per far muovere i camion, che avrebbero rovinato un territorio? Cioè, perché è palese anche a un cittadino in realtà. Cioè, viene dato un nulla osta per creare una centrale che ha poco sviluppo a livello energetico, tanto consumo a livello di territorio e anche di il costo, perché poi ovviamente il trasporto è su gomma in quel caso. Cioè, come si sono, come hanno risposto poi quando l'opposizione in qualche modo ha fatto tutti questi punti? Ma io a quell'epoca facevo altro. Facevo il sindaco e facevo anche il tecnico, per cui quando 1 anno e mezzo fa mi sono approcciato a questa problematica, chiaramente leggendola da amministratore, mi sono preoccupato per i tanti lacci che ci tenevano imbrigliati in una vicenda che più passava il tempo e più si connotava di diversi lati difficilmente comprensibili, ecco, diciamo, usiamo questo termine. Io non so cosa abbia spinto a decidere tecnicamente sul Via Libera, un Via Libera che, come ricordavo, genera dal lontano 2009. Quello che posso dire è cercando anche di declinare in termini più semplici un po' le considerazioni che si facevano, ma che facevano sia l'avvocato che il Presidente delle Coste nell'intervento, anche nell'intervista, anzi, Presidente, non me ne voglia, ma quando parlava, oltre ad ascoltarla, vedevo con estremo piacere il cartellone che era dietro, c'era scritto il 17 aprile vota sì. Oh, scusate, non lo ricordavo. Però lo ascoltavo per, come dicevo poco fa, sugli aspetti peculiari della nostra regione dal punto di vista geografico e climatico. Spesso nel corso delle ormai 128 assemblee pubbliche che ho fatto nel territorio. Una domanda su quello che ha detto, perché poi viene un'altra riflessione. Allora, questa è una centrale a biomasse, si parla di compatibilità con l'ambiente, fonti rinnovabili. Abbiamo detto, si fa la battaglia per le trivelle, quindi per quanto riguarda gli idrocarburi, però si va a scoprire che quella poi che sarebbe la produzione di energia tramite quelle che sono risorse ambientali inquina e problematica. Per l'Abruzzo, come energia rinnovabile, quale potrebbe essere una soluzione? La soluzione è in un binomio che si chiama sviluppo sostenibile, non altro. Quindi, come dicevo, stavo cercando di spiegare almeno due temi
settoriali di questo aspetto. Le condizioni geografiche e geomorfologiche, in una delle tante assemblee che ho fatto al territorio, ho portato spesso ad esempio questo caso come, secondo noi non procedere a processi di sviluppo del nostro territorio, anzi li portavo proprio come esempio contrario. Qualcuno mi diceva, ma in una cittadina, una città come Malmö, c'è un inceneritore in, più o meno in pieno centro urbano, appunto. Malmö, che si trova in Scandinavia, ha diretto contatto con correnti infinite e non nella piana del Fucino. Io ci sono stato nell'ultimo anno di commemorazione del centenario del sisma del 2015 e tutte le mattine che sono arrivato, agosto incluso, c'era la nebbia. Non è che ci vuole l'esperto in meteorologia per capire queste cose o declinarle tecnicamente. Per cui da questo punto di vista la sostenibilità ambientale, appunto, proprio dall'aspetto del territorio, non sembra essere dimostrata, e sembra, è ovviamente un eufemismo. Ma passiamo anche alla sostenibilità economica, che non stiamo parlando solo di ambiente, o meglio, stiamo parlando di sviluppo sostenibile, quindi c'è la componente ambientale, sociale, istituzionale. Abbiamo visto come i 16 sindaci si sono unanimemente schierati a difesa delle loro comunità, ma c'è anche quella economica. E giustamente poc'anzi si faceva riferimento alla difficoltà di alimentare con gli scarti di lavorazione del legno una centrale di siffatta portata. Faccio un altro esempio. In Baviera l'olio si usa nel 60% dei piatti che vengono serviti a tavola. Nell'Alta Sassonia arriviamo al 40%. Una città come Leningrado, io almeno la ricordo così, nel 1989, veniva sopperito integralmente dal burro, per un fatto evidentemente geografico e climatico, ovvero la possibilità di avere sul territorio, in una filiera nemmeno troppo corta, l'elemento da cui trarre l'olio. Quando io, ripeto, mi sono approcciato al tema, conoscendo la Marsica, la Piana del Fucino, come un giacimento di produzione agricola di una certa importanza, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per lo stesso PIL abruzzese, rappresentando una componente importante, per essere anche un giacimento di vestigia archeologiche di una certa rilevanza, per essere anche il sito in cui c'è stata una di quelle due o tre opere al mondo che nella storia di tutti i tempi hanno contribuito a determinare la morfologia di un territorio, io di boschi non ne vedevo granché al di là di quelli presenti nel Salviano, che è una riserva, fortunatamente una riserva naturale. Per cui quando si parla di sostenibilità dello sviluppo e di dimostrare l'economicità di un investimento, che qualcuno dice è importante che si faccia l'investimento, no, l'investimento per essere produttivo deve essere reale. Quindi se non c'è possibilità di alimentarla, come purtroppo oggi l'inceneritore di Malmö stenta ad essere alimentato, e sia in Scandinavia, dove la presenza di boschi è pressoché illimitata. A Malmö comprano rifiuti dall'Europa del Sud per ora. Per ora. E questo è un dato di fatto, ci basta andare sulla rete, lo vediamo lì. Quindi se i boschi di Abruzzo, Molise, Lazio, parte dell'Umbria e parte delle Marche non bastano, con cosa l'alimentiamo? Se va bene con produzioni lignee che vengono dall'Indonesia, un costo, perché... ma sappiamo, e in Abruzzo ne abbiamo avuto degli esempi purtroppo di situazioni del genere, di importanza sicuramente molto più bassa, in cui hanno scoperto le forze dell'ordine lì si bruciavano rifiuti. Quindi le cose, se vogliamo essere chiare e trasparenti, bisogna chiamarle con il nome che le stesse hanno, sia nella fase progettuale che in quella questa, come la chiamo? Di realizzazione.
Ma credo che non, essere non stato chiamo, chiaro. Siamo contro il decreto acceleratore fin dall'inizio, quindi. E adesso, velocemente in chiusura, Giuseppe Di Marco, quale può essere una fonte energetica per l'Abruzzo sostenibile e con il territorio che non abbia queste difficoltà? Mi ricollego anche alla domanda di prima. Sostanzialmente la linea guida l'ha definita la COP21. Noi dobbiamo abbattere il CO2 presente in atmosfera e quindi dobbiamo spingere la nostra produzione sulle energie rinnovabili. Ovviamente ci vuole un giusto mix di energie rinnovabili, non a caso prima citavo anche un impianto ibrido. Il problema però sostanziale non si crea sui piccoli impianti. E che comunque noi, perché investire nelle rinnovabili significa investire in un modello di sviluppo nuovo che porta anche a una generazione distribuita, un principio un po' più democratico. A livello nazionale stiamo spingendo affinché si possa arrivare all'autoproduzione di energia da parte dei comuni. Questo significa rompere. Facciamo un elenco di quelle che sono le energie rinnovabili? Dal fotovoltaico al fossile, all'eolico. All'eolico. Alla geotermia, i mixer diciamo sono diversi. Il problema di fondo però qual è? Che questo modello porta a una distribuzione, quindi anche a una distribuzione della ricchezza che deriva dalla gestione dell'energia e rompe i monopoli. Non a caso la difficoltà più grande ce l'abbiamo nella lotta contro le fossili, perché è concentrata in poche società gemelle che sono vere e proprie multinazionali. E anche qui non ci troviamo di fronte all'intervento di una piccola centrale, ma ci troviamo di fronte a un grosso investimento. Se noi togliessimo i fondi per la riconversione, automaticamente cadrebbe anche l'interesse, perché poi c'è una troppa semplicità nel definire di interesse strategico nazionale realtà che ci hanno poco a che vedere. Basta pensare come il governo è tornato con la legge finanziaria ultima sul concetto di strategicità delle fonti fossili, e la partita di Viggiano dimostra nel momento in cui dovessero essere acclarate le prime voci che emergono dall'inchiesta della magistratura, anche là ci trovavamo di fronte a una realtà che tutti conoscevano. Gli stessi allevatori della zona si rendevano conto che sotto quel terreno c'era qualcosa che non andava, eppure di fronte agli interessi, che poi basta leggere le intercettazioni dell'ultima ora per capire un po' da dove vengono, il discorso è sempre lo stesso. Finché si continua a fare interessi di pochi, sarà difficile parlare di fonti rinnovabili all'interno di questo territorio. E il PSR, che è una delle linee guida europee, punta a questa valorizzazione anche delle biomasse all'interno della multifunzionalità dell'agricoltura. Ovviamente piccoli impianti. Al nord ci sono degli impianti, ci sono per le aziende. Degli impianti delle aziende, e puntualmente quegli impianti si trovano nelle realtà, specie le Alpi, dove è difficile raggiungere quella distribuzione dalle grandi lobby di interesse. Quindi lo scontro sta tutto là, nel rompere questi monopoli. E la sfida è quella di arrivare a far sì che i comuni possano avere dei distretti energetici. Io a Walter delle Coste volevo chiedere una cosa. Qualche anno fa si sono riempiti tutti gli appezzamenti di pannelli fotovoltaici, che doveva essere una grande rivoluzione perché la producevi per te, la potevi vendere, quindi comunque ci guadagnavi. Poi arriva il fatto che i conteggi non sono giusti, questi campi sono tuttora pieni di questi pannelli che spuntano un po' da tutte le parti. In quel caso, perché si parlava di fonti rinnovabili, c'erano stati gli incentivi, si sono andati a investire dei soldi, quello non ha funzionato, poi se ne sono dimenticati tutti. Io credo che manchi proprio una politica energetica globale, regionale e nazionale. Il fotovoltaico è noi che siamo il paese del sole, dovremmo essere veramente la nazione più con una forte produzione di fotovoltaico. Purtroppo quei terreni, io parlo non solo nel Fucino ma anche in altre realtà, hanno avuto come effetto consumo di suolo per tolto al food, dove, come diceva Giuseppe, dove ci sono purtroppo concentrate in lobby, dove lì società costituite purtroppo per sfruttare questo business che è stato, che adesso il governo ha rivisto con gli incentivi, perché appunto tutti quanti si sono buttati, quando a mio avviso, ecco, se si fosse dato e se desse la possibilità di costituire e di installare dei pannelli fotovoltaici a livello di utenza, quindi una
economia energetica diffusa, distribuita, dove c'è la possibilità, la ricchezza che rientra nelle tasche dei singoli cittadini. Quindi questo è quello che noi chiediamo, l'accentramento di questa potenza dove a livello di biomassa è un camino, cerchiamo di capire che è un camino alto 60 metri, ecco perché io chiamo tutti i marsicani, tutti gli abruzzesi, il 21, a non abbassare la guardia, ad essere presenti, perché sarà una scelta purtroppo dove non è possibile mancare, deve essere un appuntamento. Il 21 aprile si deciderà? Ma io spero che... Mi auspico e ritengo che si possa giungere a una decisione prima del 21 aprile. Sì? Sì. Avrete degli incontri precedenti? Come dicevo all'inizio, ci sono due livelli di discussione. C'è il livello politico e c'è quello squisitamente tecnico, che è rappresentato dalla conferenza dei servizi direzionata al 21, che dovrà esaminare anche alcuni aspetti politici sui quali credo qualche novità ci sarà. Secondo lei ci sono buone possibilità che si riesca a fermare la realizzazione per l'Abruzzo? Io sono scaramantico, ma direi, nonostante, guardando le carte, nonostante questa mia debolezza, ritengo proprio di sì. Allora, voi confermate, quindi, come stava dicendo, un presidio il 21 aprile sotto al Palazzo della Regione in occasione della conferenza dei servizi, dove sarà presente anche la ditta che vuole realizzare? Giusto? Sì, sì, sì. Abbiamo organizzato anche dei pullman gratuiti che porteranno le persone della Marsica ad essere presenti a questo appuntamento. Mi faccia però per favore ringraziare il sottosegretario, che dimostra di aver capito la nostra battaglia. E questa sta diventando uno di quei casi in cui le istituzioni si stanno ponendo a fianco dei cittadini, e in Italia non è proprio così scontato, quindi ringraziamo per l'azione che stanno svolgendo. E sempre anche Giuseppe Di Marco, quindi comunque sempre la linea rimane quella. Siete ottimisti per il 21? Noi siamo ottimisti sulla soluzione del problema. Anche perché diciamo, non è solo un problema di questa regione scontrarsi con vertenze di questo tipo, ormai è un problema nazionale. E penso che di fronte a queste realtà anche gli enti pubblici debbano essere un po' più decisi, perché per esempio se noi avessimo già il piano di assetto naturalistico della riserva del Salviano, avremmo già scongiurato questo pericolo, come se avessimo già il Parco Nazionale della Costa Teatina, nel Chietino potremmo ragionare di altro. Quindi l'appuntamento del 21 è strategico e sicuramente terremo alta la nostra attenzione, però anche una sollecitazione affinché si raggiungano obiettivi concreti e paralleli anche su altri tavoli. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente il 21 aspetteremo per vedere quello che succederà, se non succederà prima, perché insomma l'augurio è sempre quello di riuscire ad arrivare a una conclusione. Ringraziamo il sottosegretario alla Regione Abruzzo, grazie, Mario Mazzocca. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ringraziamo Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Lega Ambiente. Grazie. L'avvocato Antonello Santilli del WWF Abruzzo Montano. Grazie, buonasera a tutti. E Walter Delle Coste, che è il presidente del WWF Abruzzo Montano. Grazie per essere stati con grazie noi. Grazie a voi. L'appuntamento è per la prossima settimana.